Antonio Marinaro, presidente di Confindustria Taranto. La presenza di ArcelorMittal non solo è ingombrante ma è dannosa, però già in principio, visti i precedenti, tristi precedenti internazionali di ArcelorMittal, il quadro di questa realtà industriale era chiaro, era evidente, forse è stato sottovalutato. La proprietà dello stabilimento è dello Stato. I governi dal 2012 ad oggi non hanno deciso a favore del territorio. Dal 2012 ad oggi sono state avviate, prese ed avviate una serie di decisioni che evidentemente non hanno riscontrato le aspettative del territorio, tanto in termini ambientali, tanto in termini economici. Presidente, è evidente che ora come ora l'unica, a mio avviso, l'unica soluzione è la chiusura. Che senso ha avere in piedi uno stabilimento che è in perdita, economicamente è in perdita terribilmente, che non assicura occupazione, che produce morti e tumori, che ce lo teniamo a fare? Va chiuso senza se e senza ma. Sulla chiusura abbiamo seri dubbi e ovviamente siamo contrari. La chiusura determinerebbe una seconda Bagnoli, la chiusura determinerebbe bonifica a carico dello Stato. E dal 2012 ad oggi, come le dicevo, i risultati sono quelli odierni, per cui pensare ad una chiusura, io purtroppo ho un'impronta industrialista. Immagino una catastrofe. Io rappresento Confindustria, abbiamo un'industria, rappresentiamo evidentemente un pensiero industrialista. Ma di un'industria attuale, un'industria che rispetti l'ambiente, un'industria che rispetti il territorio e le ricadute economiche. Per concludere però, Presidente, la vera catastrofe sono i morti di cancro, gli ammalati di cancro, questa è la vera catastrofe di Taranto, cioè noi abbiamo paura, avete paura di cosa potrebbe accadere senza Ilva, io invece ho terrore di quello che già sta accadendo e cosa accadrà con Ilva, Ilva ArcelorMittal. Il rispetto assolutamente considero vivo questa città, per cui le mie risposte, le mie posizioni responsabili sono innanzitutto da cittadino di questa città, oltre che da imprenditore, ma innanzitutto da cittadino. E vivo questa città e la vivo come residenza molto vicino all'impianto industriale, per cui non sfuggo a nessuna forma di responsabilità e di conseguenze tanto negative ambientali e tanto negative in termini economiche. Ed era per questo il motivo delle aspettative di questo territorio, ricaduta ambientale, ricaduta economica, che evidentemente non si avrebbe nessun motivo con una chiusura dello stabilimento. Sono convinto però che al di là di eventuali chiusure dettate dalla magistratura o quant'altro, sarà il mercato a condannare il ArcelorMittal, perché la legge del mercato è inesorabile. Lasciamo che lo dica la legge del mercato, ma nel frattempo che si esprima definitivamente il mercato è necessario che il tutto vada nel verso delle aspettative del territorio, ricaduta ambientale, ricaduta economica.